Ripercorriamo alcune parti della parola di Dio che è stata proclamata. La prima lettura ci ha parlato della sapienza e ce l'ha descritta così, come un dono dall'alto, è uno dei sette doni dello Spirito Santo. Un dono dall'alto che si lascia sempre trovare da chi la desidera e la ricerca, anzi, va essa stessa incontro a chi la desidera e a chi la ricerca. Ma che cos'è questa sapienza? Beh, intanto occorre, credo, distinguerla dalla informazione, che sappiamo essere spesso parziale, manipolatoria, tendenziosa, che muore nel suo stesso proliferare, esagerato, smodato, smisurato. Si distingue anche dalla conoscenza, la sapienza. La conoscenza è qualcosa di più dell'informazione, è la ricerca dei nessi che esistono tra le cose che accadono. E poi appunto c'è la sapienza, che potremmo definire il sapere amico della vita, il sapere che ha ad oggetto il senso della vita. Un senso in una, direi, triplice dimensione, senso come significato del reale, e quindi siamo sul piano della filosofia, senso come orientamento, direzione della vita e nella vita, della vita cioè lo scopo, la destinazione, nella vita il cammino da percorrere, quindi il piano teologale e il piano poi dell'etica. E infine senso come gusto, come bellezza della vita, è il piano dell'estetica. La sapienza come sapere amico della vita dell'uomo. Ma la vita ha un senso? Qualcuno dice che la vita non ha un senso. Mi ricordo una vecchia canzone di Vasco, che ad un certo punto dice proprio così: voglio dare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Alcuni dicono, sì, può anche darsi che un senso ci sia, ma non ci è dato di coglierlo. E qui mi viene in mente una poesia di un autore di origine ligure, genovese, montale, Meriggiare pallido e assorto. L'ultima strofa dice così: e andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. Se c'è questo senso, dice Montale, però è inconoscibile. Ora un senso che c'è ma è inconoscibile, a cosa serve? È come se non ci fosse. E poi c'è chi dice, come noi cristiani, ma non solo come noi cristiani, che la vita ha un senso. Però poi quando si tratta di declinare questo senso, di dare a questo senso un volto concreto, allora le cose si complicano notevolmente. Pensate per esempio al senso della sofferenza, al senso della malattia. In occasione del pellegrinaggio a Lourdes di agosto-settembre ho conosciuto un ragazzo di 32 anni ammalato di SLA, una malattia terribile, come ben sapete,
che colpisce il sistema muscolare. Questo ragazzo di 32 anni, Miro si chiama, anzi Vladimiro per l'esattezza, è completamente paralizzato, è un ragazzo normale, viveva una vita normale, ha una ragazza ancora che gli è rimasta fedele, non sempre accade. Completamente paralizzato, viene nutrito attraverso la PEG, pochi giorni fa è stato tracheostomizzato, quindi non riesce neanche ormai più a parlare se non attraverso un meccanismo complesso. Il cervello è perfetto, entra in relazione col mondo attraverso un marchingegno che si chiama comunicatore oculare, con gli occhi compone dei messaggi. L'ho incontrato parecchie volte, spesso ci messaggiamo e ogni tanto torna la questione: ma che senso ha tutto quello che mi sta accadendo? Io gli dico: Miro, non sono in grado di darti una risposta, vorrei dartela ma non sono in grado, ti mentirei se ti dicessi di un senso che mi sfugge. È terribile. Il credente non avanza nella serena luminosità del giorno. Il credente è uno che cammina nella notte, pellegrino verso la luce. La fede non è possesso, garanzia, sicurezza. La fede è resa, consegna, abbandono. E qui mi viene in mente la canzone di un altro cantante, Renato Zero, che dice: e nella logica del tempo tutte le cose cambieranno e il senso che oggi non colgo un giorno arriverà. Anche il Vangelo ci parla della sapienza e non solo la prima lettura, e la presenta in un certo modo, sotto una certa luce, in una certa dimensione. È custodire l'olio nella lampada, cioè a dire custodire vivo, custodire acceso il desiderio dell'incontro con il Signore Gesù. Questa è la sapienza per Gesù. Custodire vivo, acceso il desiderio dell'incontro con Lui. Il quotidiano con la sua routine, le lotte della vita con le loro stanchezze, rischiano a volte di spegnere questo desiderio. È un rischio reale, dietro l'angolo, da cui occorre guardarsi. La sapienza è il desiderio di incontrare Gesù e mantenere vivo, acceso questo desiderio. Gesù lo incontreremo alla fine della nostra vita, certamente, ma Lui è risorto, è il vivente, è con noi e quindi lo possiamo incontrare qua durante il nostro pellegrinaggio terreno e così tenere vivo il desiderio di Lui. Sono questi incontri che ci aiutano a tenere vivo il desiderio di Lui e quindi ad essere sapienti. E dove lo possiamo incontrare? Noi pellegrini, nel tempo. Ma i luoghi ce li ha indicati Lui stesso. Sono la Sua parola. Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica rimane in me e io in Lui. Sono i sacramenti, l'Eucaristia in modo particolare. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in Lui. Terzo luogo dell'incontro è la comunità, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E poi il prossimo, quarto luogo dell'incontro con Lui, e in modo particolare i poveri, gli ultimi, gli emarginati, gli scartati, quelli che non contano niente agli occhi del mondo. Qualunque cosa avrete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avrete fatta a me.
Non dimentichiamoci mai della nostra identità. Siamo esseri fatti per amare ed essere amati. Non dimentichiamoci mai che possediamo solo ciò che condividiamo. Ciò che egoisticamente tratteniamo non lo possediamo, ci possiede, ne siamo schiavi. Ecco, cari fratelli e sorelle, essere sapienti comporta essere umili, e cioè avvertire una mancanza, avvertire di non essere autosufficienti. E nel cercare, desiderare la sapienza, si diventa sapienti. Cioè si è liberati dalla superficialità, dalla stupidità, dalla banalità. Chi pensa di essere sufficiente, di bastare a se stesso, chi non avverte la mancanza, chi non desidera e cerca la sapienza, è stupido, è banale, è superficiale. Chiediamo allo Spirito Santo il dono della sapienza. Chiediamo allo Spirito Santo luce e forza per custodire il dono della sapienza e così essere felici nel tempo e oltre il tempo. Amen.